Le napoletane, le ragazze napoletane, le donne napoletane, sono le più belle d'Italia. Ebbene sì, oggi devo dire questo tema, voglio trattare questo tema, un tema breve ma al tempo stesso interessante, secondo cui le ragazze, le donne napoletane, sono bellissime. Vedete, io ho avuto la possibilità di vedere tante ragazze che abitano a Napoli su Facebook, nei profili, ma anche di conoscerle dal vivo quando sono venute qui a Roma alcune. E ho notato che sono donne e ragazze bellissime, sexy, longiline, formose, gradevoli, molto molto eccitanti, piacevoli da guardare dal punto di vista estetico. Hanno un'estetica marcata. Ora qualcuno potrebbe bloccarmi e dirmi, ma ora tu, caro Leandro, ti stai comportando come un simp, stai facendo il simp della situazione. Sì, probabilmente sto facendo il simp, però vado a riconoscere la bellezza delle partenopee. Io ho visto fior fior di ragazze, fior fior di donne su Facebook, nei social di Napoli, veramente belle, affascinanti, con un bel seno, con un bel corpo. Cioè, Napoli è in concreto, in ogni astratto, patria di ragazze, di donne belle, bellissime, affascinanti, sexy, intriganti, colte, belle, intelligenti, fiammanti, formose, focose, sono donne appariscenti che non passano inosservate. Io ho visto corpi di donne napoletane belli, sodi, pelli abbronzate, calienti, sono passionali, sono sexy, sono piacevoli. Ecco, la bellezza e la sensualità di una donna napoletana è sempre più forte, è radicata. Le donne napoletane sono le più belle d'Italia, secondo la mia opinione. Al secondo posto ci sono le sarde, al terzo posto quelle lombarde, della Lombardia, va bene? Questa è la mia opinione. Io vi posso garantire che ci sono belle donne, belle ragazze napoletane che hanno una bellezza così forte, così marcata, così sofisticata, che veramente ci si chiede: ma come fanno ad essere così gradevoli? Da dove esce questa sensualità? Come fanno ad essere così belle? Come fanno a incarnare una bellezza, una sensualità così marcata? Da che dipende? Molti mi hanno detto che la famiglia, le famiglie napoletane, che i napoletani sono belli, ma infatti la bellezza non riguarda solamente le napoletane, ci sono anche uomini belli. Io vi posso garantire che ci sono non soltanto napoletane belle, ma anche napoletani. I napoletani sono i più belli d'Italia. Io ho visto uomini, ragazzi napoletani, i Neo Melodici sono un esempio. Molti cantanti Neo Melodici sono bellissimi, sono affascinanti, sono sexy, sono meravigliosi. Così anche le ragazze e le donne. Quindi chi nasce a Napoli, chi ha la fortuna di avere familiare di Napoli, padre e madre napoletano o napoletana, si ritrova poi a nascere ad essere una ragazza bella o un ragazzo bello. Questo è il fatto, ok? Dal punto di vista estetico, le napoletane, i napoletani sono belli, sono belle, sono affascinanti, sono sexy, sono calienti, sono focose, sono gioviali. Caratterialmente parlando sono aperte, sono espansive e io mi piacerebbe trovare, per esempio, avere una fan a Napoli. Mi hanno detto, guarda che tu, caro Leandro, hai tanti fan a Napoli. Se un giorno tu venissi a Napoli per il centro, ti riconoscerebbero per la strada, ti chiederebbero di fare una foto con loro e avresti veramente la possibilità di quagliare. Così mi ha detto qualcuno, qualche fan, ok? Un fan attualmente che mi frequenta e mi conosce si chiama Ciro. Ciao Ciro, bello, ciao. Mi ha detto, guarda, se tu un giorno vieni a Napoli, dimmelo perché ti offro una birra, ti offro una pizza, mi ha detto. Inoltre, ti facciamo un giro per il centro, vedrai che ti fermeranno per la strada anche ragazze di Napoli, napoletane. Ma come sono le napoletane caratterialmente? Mi ha detto, loro sono espansive, caro Leandro. Sono ragazze molto espansive. Ciro mi ha detto, guarda, Leandro, sono ragazze espansive molto, che non perdono occasione di parlarti, di parlare. Però è chiaro, devi essere anche tu brillante, devi essere anche tu gradevole, devi essere anche tu simpatico, tra virgolette, gioviale come loro, perché le ragazze napoletane sono molto espansive anche troppo. Quindi devi essere tu che sai prendere in mano la situazione, farle divertire, stupire e soprattutto far uscire fuori la tua vena comica, la tua vena ironica, perché loro vogliono comunque un ragazzo che sia divertente, bello e simpatico. Io, per quanto riguarda la simpatia, ce l'ho. Purtroppo non sono un Gabriel Garco, sono, azzardo a dire un normaloide, mi reputo un normaloide da 5,5-6, poi se qualcuno mi vuole dare di più magari, però ripeto che sto sul 5, sul 5,5-6, non di più, ok? Di conseguenza posso puntare sul mio carattere, ma il carattere, se non c'è una bella personalità, se non c'è una bella estetica, dura poco, ok? Come la simpatia. Se
se non c'è una bella estetica dura poco, ok? Spero di poter colpire per la mia cultura, per il mio grado culturale, per la mia saccenza, per il mio modo di fare, di essere. Però è chiaro che basando un po' tutto sull'estetica, perché oggi come oggi c'è l'estetica che è il primo valore, chiamiamolo, su cui si basa la conoscenza umana, è chiaro che potrò puntare solo ed esclusivamente sulla mia, chiamiamola, capacità di interloquire, sul mio eloquio, sul mio modo di comunicare. Molti mi dicono, sei un grande intrattenitore, lo so, perché io vi ricordo che ho fatto delle live di recente su YouTube, qua su YouTube, che durano anche 2 ore e mezza. Cioè, intrattenere le persone, il pubblico, per 2 ore e mezza, e io sono da solo, non sono una testa del cerbero podcast, o non ho un format, da solo sono, ecco, che vi fa capire quello che valgo, quello che sono, quello che effettivamente faccio sul tubo. E non è poco, è tanta roba. Va bene? Detto ciò, grazie a tutti, grazie per la visione, grazie a tutti per l'ascolto. Io saluto Carmen, l'amica Carmen di Napoli, ciao Carmen, saluto Francesca di Napoli, ciao Francesca, saluto tutti i fan e tutte le fan che ci sono a Napoli. Ciro mi ha detto, se un giorno vieni a Napoli ti offro una pizza, ti offro una birra, ce la facciamo insieme. Passeggiamo per le vie di Napoli, vedrai che la gente ti ferma per la strada perché qui a Napoli hai tanti fan e tante fan che ti conoscono e ti vogliono bene. Ok? Quindi magari un giorno, magari prenderò il coraggio a quattro mani, mi faccio questi 200 km e magari vengo finalmente a vedere Napoli, visto e considerato che non l'ho mai vista. E anche perché Napoli è patria di belle ragazze, di bellissime donne, di bellissime fanciulle, oltre che di bellissimi ragazzi. Ho visto cantanti neomelodici che sono veramente belli, affascinanti, sexy, stupendi, magnifici, alici, angelicali, come anche le donne, donne di Napoli, focose, vulcaniche, belle, sexy, affascinanti, toniche, corpi tonici, va bene? Al secondo posto le sarde, al terzo posto le lombarde sono bellissime, ok? Ciao da Leandro, ovviamente anche le sarde e tutte le donne d'Italia, specie però queste napoletane, sarde e lombarde, questa è la mia opinione. Ovviamente tutte le donne sono belle, tutte le donne sono affascinanti, sono chiaro, però le mie preferenze sono queste. Ciao ancora da Leandro, conosciuto l'italiano, al prossimo video. Grazie.